io mi sento di mettere in discussione la finale di LeBron James. Adesso tu dici, questo è impazzito. Io mi sento di mettere in discussione la finale di LeBron James. Secondo me, complessivamente, la finale di LeBron James è una finale che si presta a delle censure. Le prime due partite e la quarta partita, non perché coincise con delle sconfitte di Cleveland, assolutamente, ma le prime due partite e la quarta partita sono le partite del LeBron James che cammina sul filo come i grandi acrobati. E quindi sono partite in cui, ribadisco, non mi faccio guidare e nemmeno fuorviare dal risultato, ma in cui l'approccio di LeBron James è più o meno: io sono convinto di determinate cose e quello di cui sono convinto io è giusto perché io sono LeBron James. Il che è, secondo me, perfettamente comprensibile, perché essere così forti deve essere una sensazione incredibile. E perché è ovvio, ed è ancora più ovvio adesso a posteriori, che se LeBron James gioca in un modo, i Cleveland Cavaliers sono in condizione perfino di fare quello che non è mai stato fatto, bla bla bla, nella storia della serie finale. Ugualmente, all'inizio della serie, LeBron James ha giocato come per dimostrare delle cose ai compagni prima che al resto del mondo. Evidentemente sicuro che ci fosse ancora un margine per poi comportarsi in un'altra maniera. Così facendo, però, ha ridotto di moltissimo il margine di errore e ha aumentato di moltissimo il rischio che succedesse qualcosa al di fuori, esogeno del suo controllo, che mettesse a repentaglio il risultato finale. La sua gara 5 è clamorosa, ma ricorda anche alla stessa maniera la gara 6 della serie contro Boston al secondo anno contro Miami. Io sono nella mia turris eburnea, sto lì, poi tanto all'ultimo momento decido finalmente di scendere tra voi mortali e vabbè, va, e non sono più selettivo nelle cose, gioco e basta, e vinciamo. È molto pericoloso. Secondo me questo è censurabile. Io penso che complessivamente questa serie sia peggio della serie di finale del 2015, dove, anche con dei limiti, però io non ho mai visto uno lì sì letteralmente da solo, disperato, senza nessuna arma, inventarsi una serie finale e tenerla lì per 5 partite e mezzo veramente da solo. Eppure, alla fine della scorsa serie finale, perché il risultato è stato 4-2 per Golden State, cioè la squadra più forte, non è stato per Curry su James, men che mai per Kerr su Blatt, è stato per Golden State su Cleveland. Eppure, siccome il risultato è stato 4-2, la conclusione è stata: questo James mi ha tirato col 40%. E te credo, su 40 tiri in cui dichiarava a centrocampo: ragazzi, ve lo dico già adesso, tiro io, se no chi tira? Mozgov, Della Vedova? Siamo seri. Due che non hanno messo piede in campo un anno dopo, non hanno messo un alluce in campo, un alluce. E con questi due si è inventato una serie contro Curry, sano, Thompson, sano, Green, sano, i veri Golden State Warriors, però quella serie lì era un disastro. Questa serie qui, perché ha vinto e ha fatto 41 e 35 e la tripla doppia, invece è Dio. Il problema è come ci approcciamo alle cose e come vogliamo a tutti i costi dire LeBron James inscalfibile oppure un bluff. Ma per quanto tempo è andata avanti sta storia LeBron James un bluff? Non ha mai vinto, ne ha vinto uno solo, è dovuto andare LeBron James un bluff. LeBron James, LeBron Raymond James, abbiamo bisogno che vinca di 5 gara 7 per dire che è un giocatore di pallacanestro fortino? Sì,
Abbiamo bisogno? Per cui, se quelli che lo hanno messo in discussione, provocazione intellettuale, lo hanno messo in discussione in questi termini, non perché siamo d'accordo, ma è giusto mettere in discussione anche LeBron James, a patto che però non partiamo dal risultato, non partiamo dall'unicizzazione del risultato, dalla riconduzione. Non è partito un secondo dopo gara 7 il discorso forse il più grande di tutti i tempi. Ma come? Fino a un centesimo di secondo prima non si poteva neanche considerare tra i primi 50, era solo una palla di muscoli che giocava a pallacanestro. Adesso è il più grande di tutti i tempi perché la sua squadra ha vinto gara 7. E Kyrie Irving non ci ha messo niente. E Love, che è stato il miglior difensore della serie negli ultimi 5 minuti, o meno nei precedenti 500 e passa, ma non ci ha messo niente, nessuno, ci ha messo solo lui. Ma questo non è un gioco individuale, ma individualmente, per non capire LeBron James, ci vuole veramente una forza di fronte alla quale mi arrendo.